Buongiorno a tutti e benvenuti a Pepe e Cannella. Oggi preparo una vellutata di funghi porcini. Gli ingredienti per questa ricetta sono delle patate tagliate a tocchetti, dei funghi porcini, uno spicchio di aglio, un cipollotto fresco tagliato grossolanamente perché poi verrà tutto frullato, una noce di burro, del prezzemolo tritato, 2 cucchiai di panna fresca. Proverò anche a fare un cappello per il nostro piatto dove mettiamo la vellutata di porcini con la pasta sfoglia, quindi occorre un rotolo di pasta sfoglia e un tuorlo che servirà per spennellarlo. Comincio subito, faccio sciogliere il burro nella nostra casseruola e metto lo spicchio di aglio e la cipolla. Dovranno rosolare qualche minuto. L'aglio e la cipolla stanno rosolando, tolgo l'aglio e metto e aggiungo le patate tagliate a tocchetti. Le lascio rosolare un minuto e poi aggiungo un mestolo di brodo vegetale. Sono passati 10 minuti, adesso aggiungo i funghi porcini, lasciandone un paio poi per guarnire. Aggiungo un pizzico di sale e di pepe bianco. Mentre la nostra vellutata cuoce in fuoco, provo a fare il cappello di sfoglia, ripiegando la sfoglia su se stessa, perché non deve essere troppo sottile, in questo modo. Teniamo bene i lembi. Vediamo la forma più o meno del recipiente dove avete pensato di mettere la vellutata. Ecco qua. Togliamo in questo modo e facciamo dei tagli formando una specie di griglia che serviranno per farla sollevare un pochino e fare un cappello, in un senso e nell'altro. Mettiamo in una teglia ricoperta di carta forno, la spennelliamo con un tuorlo. Tolgo un paio di funghi per guarnire la vellutata, giusto un paio. La vellutata è pronta. Adesso col fuoco spento, col mixer ad immersione, frullo. Non ci resta che aggiungere 2 cucchiai di panna. Prezzemolo tritato. La vellutata è pronta. Andiamo a mettere il nostro cappello di sfoglia. Vediamo un po' la forma. La vellutata ai funghi porcini con il cappelletto di sfoglia è pronta. Buon appetito!